Senti, ma tu ti sei definito un serial killer amoroso, no, sentimentale? Questo, se l'ho detto, sono uno psicopatico. Noi l'abbiamo trovato, infatti siamo no, qui anche credo per... ironicamente di aver detto che di essere un serial killer sentimentale, per il semplice fatto che io sono separato, sì, divorziato, sono sostanzialmente single dalla mattina alla sera, amo molto le donne e come tutti quelli che amano le donne tendo a tradire, tendo a non essere proprio un monogamo perfetto e qualche danno nella mia vita l'ho fatto in quel senso lì. Quando tu guardi in televisione una Madia, una Boschi, una Picerno, una Bonafè, tu dici a casa tua quanto sono più bravi di Di Maio, a me non viene da dire. Allora, prima di andare in pubblicità, Diana, eccola qua, vogliamo farti una sorta di gioco. Qualche giorno fa avevamo Corrado Passera, gli abbiamo fatto il test. Quanto sei di destra, Corrado? Allora, abbiamo, ma qui una cena nel vero senso della parola, perché... ne abbiamo parlato prima, insomma, ti piacciono le donne, ok. Molto. Mara Carfagna, molto. Forse siamo in due, caro. Nunzia De Girolamo, nuovo centrodestra. Maria Elena Boschi, Partito Democratico. Laura Boldrini, so che sei molto vicino a Laura Boldrini. E Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia. Allora, ti rispondo con grande sincerità. Maria Elena Boschi la ritengo il grado zero dell'erotismo. Il grado zero dell'erotismo. La donna meno erotica dell'universo. Bene. Laura Boldrini non ne ho una stima politica, la ritengo una grande delusione, di sicuro non me la porterei a cena, ma neanche lei verrebbe a cena con me. Sì. Giorgia Meloni, ho litigato con lei 2 anni fa a Quinta Colonna da Del Debbio, l'ho rivista recentemente, è molto più preparata, la trovo secondo me brava, da qui a invitarla a cena no, ma ne ho una stima politica, non la voterei mai, ma la ritengo brava. Nunzia De Girolamo secondo me è un personaggio molto marginale, non ho né aspetti positivi né negativi, comunque non la inviterei a cena. Aia. Sicuramente Mara Carfagna, non abbiamo nulla in comune a livello politico, ma la ritengo una donna molto bella e molto affascinante. Insomma, vince Mara Carfagna, sì. Noi l'abbiamo messa per prima ma in modo totalmente casuale. Ritorno un attimo alla tua vita privata, mi ha incuriosito proprio sulla tua pagina andreascanzi.it. ad un certo punto tra i tuoi interessi tu scrivi tra le tante cose origami e sadomaso. Era una battuta, però se sei così interessato a questa cosa non ho nessun problema a dirti che io sono, come Buñuel, come Tarantino e tanti altri, ho una grande perversione, penso positiva, che è il feticismo. Io sono fissato con i tacchi delle donne e i piedi delle donne, questo è il mio grande punto debole. Se una donna mi vuole fregare, basta che abbia delle belle gambe, delle belle caviglie, dei bei piedi e dei bei tacchi. A quel punto mi ha già conquistato. Beh, qui tutte le milioni di ammiratrici che ti stanno guardando. Lo dico, infatti, essendo singolo, lo dico come appello, se mi volete conquistare, fatelo. Va bene, insomma, avete capito. Più feticista che sadomaso, così.